Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Mini. Ieri abbiamo visto, e vi ringrazio tantissimo, come scaricarlo anche se siamo in Italia. Grazie mille ragazzi davvero per il mega risultato, sono contento che vi sia piaciuto. Oggi volevo invece un attimo entrare nel comparto tecnico e la prima domanda che dobbiamo porci dopo aver fatto il tutorial è: qual è il miglior eroe per iniziare la nostra avventura con Clash Mini? Ce ne sono tre: il Barbarian King, l'Archer Queen e lo Shield Maiden. Le tre caratteristiche di ognuno sono: Iron Fist, il suo attacco speciale migliora, incrementa il danno degli alleati vicino, quindi quando voi lo posizionate nella scacchiera, innanzitutto Clash Mini lo sapete è un gioco di strategia che va da solo, quindi voi impostate le vostre truppe e loro poi attaccano in base a come le impostate nella scacchiera. Avrete dei vantaggi oppure degli svantaggi. Il vantaggio del Barbarian King è quello di posizionarlo davanti, proprio tank pieno, e le truppe che gli mettete in fianco, cavaliere, valchiria, scheletro gigante, gran cavaliere, potrebbero ricevere il bonus di, appunto, avere un danno maggiorato. L'Archer Queen ha l'abilità Crossbow, quindi ad un certo momento velocizza il suo attacco e colpisce tre nemici contemporaneamente. Questa è veramente comodissima se la giocate ovviamente nell'ultima line, quindi la mettete proprio il più vicino possibile a voi, perché lei arriva fino all'altra parte della scacchiera e se davanti ci sono dei tank che possono subire bene i danni, lei a un certo punto inizia a hittare tre nemici alla volta e può darvi la chiave di svolta appunto per vincere, perché magari proprio subito davanti gli mettete uno Spear Goblin, quindi un Goblin Lanciere o delle altre truppe che più tardi vedremo. Io ho scelto lei, ma mi sono pentito perché avrei dovuto scegliere lo Shield Maiden. È veramente fortissimo. Signori, se potete scegliere, prendete questa truppa. Lui praticamente ha come abilità la possibilità di bloccare un attacco avversario con il suo scudo e riflettere parte del danno alla truppa che lo ha attaccato. Dopo aver scelto il vostro eroe, come vedete, vi troverete nella pagina principale di Clash Mini. 6 sono le truppe che comporranno il vostro battaglione, quindi potete tranquillamente sceglierle, non sarete ovviamente obbligati ad utilizzarle tutte. In cima c'è sempre l'eroe, in questo caso io ho l'Archer Queen, come vi dicevo poco fa, mentre le altre si chiamano Minis. Quindi se noi ci spostiamo sul bottone in basso a sinistra, vedete Heroes, quindi sono gli eroi, in questo caso io ho solo lei, mentre Minis inizia ad avere qualche truppa: il mago di fuoco, lo Spear Goblin, il cavaliere, lo scheletro gigante, la valchiria, l'arciere magico e il Mega Knight, il Gran Cavaliere. Come sto strutturando io il deck? Allora, se decidete di utilizzare la Regina degli Arcieri, sappiate che lei attacca rimanendo molto indietro, come vi dicevo. Quindi servono delle truppe da mettere davanti, tra virgolette sul ponte, chiamiamolo così, per rimanere un attimo in tema Clash Royale, che sappiano subire dei buoni danni, in modo che lei possa continuare ad attaccare finché non gli entra l'attacco principale, quello triplo. Se utilizzate lo Shield Maiden, quindi il ragazzo quello con il caschetto bianco, o il Barbaro, qui la situazione si cambia, quindi giocherete loro davanti e dietro, magari preferirete giocare una delle truppe che secondo me è più forte, almeno di quelle che ho scoperto, che è l'Healing Ranger. Questa praticamente è una truppa che attacca dalla distanza e a un certo punto come abilità speciale ha questa freccia che cura le truppe che sono vicine, i propri alleati. Come vedete, voi leggerete qui, throw a magic spear that heals Alice for 4 HP. Non abbiate paura per soli 4 HP, perché qui è completamente diverso da Clash Royale. I punti vita sono pochissimi, lei ad esempio ne ha 6. Uno che ne ha tanti è il Gran Cavaliere, come vedete, ovviamente ne ha 15. L'attacco del Gran Cavaliere è molto interessante, perché quando lui riesce a fare il suo attacco speciale, quindi salta e attacca il terreno, stordisce il numero di nemici che è nel suo raggio.
Quindi davvero interessante anche questa carta se la trovate. Poi ce ne sono davvero tantissime. Io gioco tantissime. Io gioco con la Valchiria, che ha il solito attacco con l'alabarda, il Gran Cavaliere e anche lo Scheletrone Gigante. Perché lo Scheletrone Gigante, quando muore, rilascia la bomba e quindi fa un casino violentissimo. Adesso andremo a vedere. Ci sono altri bottoni, come avete capito. Il primo è quello del negozio. Si può prendere anche il Master Bundle, che è quello iniziale, c'è lo Starter Bundle. Io ho preso con 120 gemme, perché ne avete già 100, l'Electro Wizard. Il problema è che non me l'ha messo nelle truppe, quindi non prendetelo, perché non so dove caspita sia finito. Qui potete scegliere anche di acquistare con le monete altre truppe, e poi ogni giorno avrete anche dei token, dei challenge coin gratuiti. Andando avanti, ci sono le varie leghe, quindi l'apprendista 3, l'apprendista 2, l'apprendista 1. Io adesso sono molto molto indietro, con altre due vittorie andrò nell'apprendista 2. E poi invece l'ultimo bottone, che è quello un po' generale, che spiega Welcome to Clash Mini, ti spiega tutto quello che si può sbloccare, l'Electro Valley, la Supercharger, il Golden 3, insomma tante cose bellissime. Andiamo a vedere un paio di partite in modo da capire come funziona Clash Mini. Siamo contro Hunbas. Vedete, io ho la mia regina degli arcieri, la porto indietro. Davanti ci gioco il Gran Cavaliere. Questa è la barra dell'Elisir. Un attimo che c'è del tempo, quindi ci metto anche il mago. Quando questa va a zero va benissimo, vuol dire che l'avete utilizzato perfettamente. Potete anche cambiare, dopo vi faccio vedere. Lui gioca con il grande, con il Gran Cavaliere, con il Barbaro, no? Quello principale. Dietro la tizia che vi dicevo prima che cura. Ma guardate il mio, guardate, avete visto? L'attacco del Gran Cavaliere che ha stunnato il Mini Pekka. Che il Mini Pekka va sul Mago di Fuoco, non riesce a farselo. E qui Mago di Fuoco può continuare a subire i danni. E poi la nostra Regina degli Arcieri, avendo un range completo, può andare a devastare tutta la situazione. Vi rispiego un attimo velocemente. Adesso abbiamo 6 di Elisir. Sotto abbiamo il per 2. Vuol dire che possiamo cambiare per due volte le nostre carte. Io preferisco mettere la mia cosa che cura e con altri 3 di Elisir mettergli anche un upgrade. Quindi ha una stellina vicino. Come vedete il round poi va da solo. Solita combo, solo che gli ho messo dietro appunto quella che potrebbe curare le mie truppe. Attenzione perché viene attaccata subito dall'attacco principale del Goblin, che è molto interessante. Qua lui prima di non riesce a fare purtroppo l'attacco, e qua è fortissimo, ma ha curato, come vedete ha preso 6 di vita. Togliamo lo Spear Goblin, la Regina degli Arcieri riesce ad attaccare il suo Mega Knight, e poi come vedete riusciamo ad andare anche a colpire la truppa più in fondo. Quindi tanta tanta roba abbiamo rischiato, però abbiamo rischiato. Io personalmente voglio mettere lo Scheletro Gigante. Ho ancora 3 di Elisir. Posso fare un cambio. Faccio l'upgrade alla Fireball Deals 2 Damage for 4 secondi. Sono 3 round. Chi vince 3 round ha vinto. Vediamo se ho fatto bene. Lui ha giocato lo Spear Goblin, che ha un attacco immediato, come vedete. A me interessa che muoia il mio Scheletro Gigante, perché ha sganciato la bomba, ha fatto malissimo e abbiamo tolto anche il suo Mini Pekka. Qui costa solamente andare un po' avanti, ma c'è la Regina che, come vedete, fa il triplo attacco e insieme alla nostra cosa lì, che va a curare lo Spear Ranger, o come diamine si chiama, riusciamo a chiudere in un 3-0 veramente molto 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 interessante. 5 corone prese, 12 monete che ci servono ovviamente nello shop. E attenzione perché con le 5 coppette andiamo sopra ad apprendista 2. Come vedete qui stiamo prendendo dei bonus, perché vicino a quello che è il bottone del pass battaglia, questo è il pass battaglia gratuito e ovviamente a pagamento, c'è anche il bottone delle quest giornaliere. Voi basta che leggete, ad esempio, upgrade Healing Ranger 6 volte durante le battaglie per prendere un tot di gold, e poi questa ghianda d'oro che vi serve per andare avanti come le corone di Clash per il pass battaglia, in poche parole. Le mini quest, o comunque quelle che abbiamo completato, vedete, sono dorate. Questa ad esempio vinci 3 partite con il Gran Cavaliere. Le ho vinte, ho preso 30 di gold più una ghianda, possiamo andare ad aprire... Anzi, andare avanti con un livello del pass battaglia, ci prendiamo semplicemente 250 di gold. Voglio farvi vedere un'altra partita per non darvi troppe informazioni. Intanto, ovviamente, raga, se vi piacciono i miei video di Clash Mini, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, siamo contro Gianluca. Salutiamo Gianluca, italiano. Qui ho ancora 2 di Elisir. Ho trovato il Mago di Fuoco e quindi io posso già piazzare 3 truppe. Come vedete, l'Elisir è a 0. Attenzione perché c'è il tempo in alto a destra, quindi occhio. Vediamo cosa fa Gianluca. Cosa gioca lui? Lui c'ha l'eroe God.
Attenzione perché fa malissimo, c'è anche il suo mago di fuoco e dietro c'è l'arciere magico che ha veramente un attacco devastante. Qua siamo riusciti a fare l'attacco e abbiamo stunnato il suo eroe, ma è troppo forte. È troppo forte, qua andiamo giù, andiamo giù. Mi sono pentito di aver preso la regina degli arcieri perché questo eroe è veramente un po' troppo rotto per i miei gusti. Allora, qui dobbiamo stare molto attenti. Io farei un upgrade del mago di fuoco. Però ci serve... Oh, bruttissima. Mettiamo Liling Ranger, perdiamo anche questa. Serviva uno scheletro gigante, purtroppo non lo abbiamo trovato. Come avete capito, tutte le carte che sblocchiamo... Quando li abbiamo nel... Oh, questo c'ha il Miner nel deck, le possiamo uccidere. Il Miner direttamente sulla mia Archer Queen. Poi in realtà torna indietro, attenzione, perché è brutto. No, no, abbiamo perso. È troppo forte quel coso, raga. A livello 2 già è devastante. Però c'è ancora la guaritrice che riesce a dare 4 di Elisir. Abbiamo tolto l'arciere magico, attenzione! 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 C'è il pareggio di 1-1. Oh my god! Attenzione! Un comeback interessante. Allora, facciamo un upgrade del Liling Ranger. Mettiamo il Valchirione in aiuto. Non abbiamo più Elisir, quindi non possiamo fare nulla. Incrociamo le dita e speriamo che Liling Ranger, anche lui può ovviamente upgradeare, quindi sarà pericoloso. Attenzione, i tank davanti sono buoni, c'è anche il Miner. Vediamo dove lo va a giocare questo Miner. Lo va a giocare vicino alla mia Archer Queen. È molto bravo, è molto bravo. Infatti ce l'ha tolta, ha fatto una god giocata, si sapeva che il signor Gianluca era bravo. Però attenzione perché lo... Ah, Liling Ranger aveva dato 6 di Elisir al... Che casino, è meglio spostarlo immediatamente. Mamma che male. Qua è brutto. Spostiamo un attimo la regina. Facciamo un upgrade del Gran Cavaliere, mi costa 4 questo upgrade. Me la rischio con lo scheletro gigante. Però li switcho. Me la gioco così. Troppo indietro il mago di fuoco. Troppo indietro. Vediamo se ho fatto bene. Ho fatto bene a spostargliela. Prova sul mago di fuoco. Vediamo se otteniamo il suo miner. Attenzione perché la bomba è esplosa e il Gran Cavaliere può stunnare velocemente. Attenzione, attenzione perché c'è la regina degli arcieri che è molto più avvantaggiata. Let's go per un pelo. Per un pelo. 2-2. C'è la bella. C'è la bella. Un momento. E questa è difficilissima, ragazzi. La regina degli arcieri la spostiamo. Mago di fuoco. Upgrade del Valchirione. Upgrade del mago di fuoco. Basta, abbiamo tutto. Tutto. Adesso mi va sul miner. Vediamo dove lo gioca il miner. Io gliel'ho spostato ancora per evitare che il miner mi attacchi la regina degli arcieri. Mi ha fregato. Mi ha fregato, l'ha giocata bene. Bravo. Oh, bello, bello, via il miner. Guardate che devasto il Gran Cavaliere anche. Oh, porca miseria. 2 contro 2. 2 contro 2, stiamo danneggiando entrambi. Oh my god, 1v1! Let's go! Let's go! La grande rimonta! 3-2! Quindi, ragazzi, questo è Clash Mini. Come funziona? Più 5 coppe, più 12. Io spero che vi siano piaciuti anche questi... vi sia piaciuto anche questo video. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Aiutatemi a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. O Royale o Mini. Non lo so. Ciao!